noi oggi abbiamo un pane con una marcia in più, perché faremo il pane fritto alla messinese. Per farlo occorreranno il pane raffermo, il vino rosso, l'olio extravergine d'oliva e il sale. Mi dite sempre che faccio ricette un po' complicate, un po' difficili. Io ovviamente ogni tanto dico che non sono difficili, ma sono soltanto laboriose. Nel mio libro Viaggio in Sicilia, ma anche nel precedente Giussina in cucina, La Sicilia è servita, nel livello di difficoltà non ho mai messo difficile, ma con onestà dico che una ricetta magari è più laboriosa delle altre, ma è tutto facile. Questa ricetta qui è davvero facilissima. Se dovessi rifare un libro non saprei veramente che livello di difficoltà scrivere. Forse scriverei, come ho fatto anche altre volte, livello di facilità estremo. Allora, pane raffermo, abbastanza raffermo, lo taglio a fette. Se resto fermo non mi scatta la molla. L'ultima fetta, dai, e poi può bastare. Questa è una ricetta del riciclo, una ricetta antica, antichissima, che facciamo risalire ai contadini che per riciclare, appunto, per recuperare il pane duro, come si chiama da noi, si sono inventati questa maniera per renderlo più appetitoso e ancora vivo, perché il pane sapete che si ravviva quando gli aggiungiamo l'acqua con una sostanza liquida. In questo caso lo ravviveremo con il vino rosso. Pensate che bontà. Metto appunto il vino rosso in questo piatto, se non ti vedo non mi scatta la molla, dove andrò a bagnare le mie fette di pane. Nel frattempo però mi porto già avanti e metto a scaldare la padella con l'olio extravergine d'oliva. Vi dico subito che la ricetta originale prevede l'utilizzo dello strutto, ma io stavolta voglio fare una deroga e utilizzerò l'olio extravergine d'oliva, sperando che sia una scelta gradita a tutti. Scaldo l'olio. Ma dentro la mia testa ci sei solo tu, con quel vicino che per me è una solo jazz. Ti guardi da secondi, se no divento pan. Bagniamo le fette di pane nel vino. Il pane fritto in Sicilia è un'istituzione. Avete già conosciuto, come vi dicevo, quello dolce, ma anche questo ha il suo perché. Pensate che una scrittrice, Cinzia Caviniti di Cotra, gli ha dedicato proprio il titolo del suo libro, cioè dal titolo Il pane fritto e altre storie. L'olio è caldo, andiamo a friggere il pane. E senza farlo apposta, questo pane fritto solitamente accompagna le olive, quindi non c'era praticamente scelta. Oggi la seconda ricetta dopo le olive farcite era il pane fritto alla messinese. Giro il pane e al secondo giro poi lo salerò. Saliamo. Preparo il piatto con la carta assorbente. Tra l'altro c'è una tradizione in Sicilia che avvicina proprio il pane con il vino, che quando si faceva il vino in campagna, proprio per festeggiare il primo mosto, si prendeva il pane bruschettato e lo si bagnava nel mosto e si mangiava. Era un segno anche di augurio e di prosperità. Ci siamo, tiriamo fuori il pane dalla padella, basta fargli fare una bella crosticina.
riprendo le olive, le ho dovute tenere nascoste perché altrimenti qui andavano a ruba. Ogni tanto mi chiedete: ma chi se lo mangia tutto quello che cucini? Peccato. Ma peccato di che? Qui ci sfamiamo, sfamiamo le famiglie, assolutamente. Qui non rimane mai niente. Credo di non aver mai buttato nulla di tutto quello che ho cucinato in questi anni. Allora, in piatto, che profumo! Ok, lascio uno spazietto per mettere anche le olive. È con grande gioia che condivido con voi questo piatto che è davvero l'espressione, secondo me, della tradizione contadina, della cucina povera, ma povera intesa come semplice. E io sono una grande sostenitrice della semplicità in cucina e con i piatti semplici a volte si fa davvero un figurone. Quindi per il vostro aperitivo, mi raccomando, olive ripiene e pane fritto alla messinese. E con il pane fritto alla messinese e le olive ripiene, Messina e tutta la Sicilia sono a tavola. Per fare il pane fritto alla messinese ho tagliato a fette il pane, ho messo del vino in un piatto, quindi ho scaldato l'olio extravergine d'oliva in padella. A questo punto ho bagnato le fette di pane nel vino e le ho fritte salandole. Una volta pronto, ho posto il pane fritto in un vassoio su carta assorbente e ho servito con le olive ripiene.